Dunque, questa è una domanda molto interessante a cui stiamo gradualmente determinando una risposta. Ad esempio, i farmaci anti-TNF possono essere farmaci che si possono utilizzare anche durante la gravidanza, in particolare alcuni di questi come certolizumab, che hanno dimostrato che non esistono problemi, diciamo, di teratogenicità nell'utilizzo di questi farmaci durante la gravidanza, almeno fino alla 32esima settimana. Chiaro che il nostro problema, ad esempio, dell'artrite reumatoide è soprattutto legato al metotrexato, che in effetti invece è un farmaco teratogeno che va assolutamente interrotto almeno 3-6 mesi prima, diciamo, del concepimento, dell'inizio della gravidanza, perché se no il rischio teratogeno è intorno al 20%. Gli anti-TNF sembrerebbero essere sicuri da questo punto di vista, non modificare il rischio di teratogenicità nel feto, per cui se la malattia rimane attiva, dal mio punto di vista i farmaci possono essere continuati durante la gravidanza, parlando ovviamente di farmaci anti-TNF. Sì, chiaramente posso aggiungere che non vedo delle differenze tra il biosimilare e l'originatore A rispetto a riguardo, quello sì. che ha detto il professor Sarsi Puttini, anche perché il meccanismo è esattamente lo stesso, perché sono state fatte chiaramente qualsiasi tipo di prova a sostegno di questo. Quindi tranquillità, nonostante non sono stati, giustamente per adesso, ma neanche con l'originatore, eseguiti studi clinici a scopo Sì, autorizzativo, sono ma questo osservazioni, insomma sì. sono solo osservazionali.